Oh, la miseria, cosa hai fatto? Hai messo il violino nel forno insieme alle patate? Ah no, scusa, mi sta nel congelatore insieme ai prosciutti. Dai, che mi confondi! Adesso sei pronto per suonare Round Midnight. Dai, testina, scherzavo, ti ho dato la bemolle. Ah, prima di cominciare volevo chiederti. Mi puoi dare il là? Guardi, non vorrei sembrare scortese ai suoi occhi, ma la palese inettitudine che dimostra nel pormi codesta domanda mi attanaglia. Mi duole altresì constatare quanto, ahimè, sia intollerabilmente fusa nell'odierna società una totale penuria di repertorio lessicale. Mi spiego meglio. Sarebbe gradito che qualcuno di voi strumentisti talvolta recitasse, per esempio, mi potrebbe cortesemente porgere un la? Oppure, necessiterei di accordare lo strumento qui presente. Sarebbe così gentile da elargirmi un la? Dove andremo a finire? Mi puoi dare un like? Mamma mia! Hai già scordato il mio, come fai a intonarti? Vabbè, aspetta un attimo. Mi daresti un là? No! Ma cosa succede? Ci osservano! Ma chi? Non capisci? L'altro giorno mi è arrivato a casa un biglietto anonimo. Se non facciamo come dicono, siamo spacciati! Ma cosa stai dicendo? Ma che cosa? C'era scritto che ormai là sta passando di moda, che gli ottoni tra 20 anni saranno i dominatori del mondo, dove vigerà la legge del si bemolle. E che se noi continueremo ad assecondare il passato. Ok, ho capito. E cosa facciamo? Potremmo chiamarlo in un altro modo. Giusto. Ma da sopra o da sotto? Da sopra. Mi daresti un si doppio bemolle? Ma certo!